Questa lezione si chiama Torniamo a scuola. Sì, torniamo a scuola. Torniamo a scuola dopo questa interruzione. Torniamo a scuola dopo queste lezioni a distanza, questa didattica a distanza che hanno scatenato le ire di tutti. Però attenzione, pensiamoci su. Pensiamoci su, perché quello che è successo in questo periodo non è stato soltanto una sospensione dell'attività ordinaria, quella che si chiamava normale, ma è qualcosa di più a cui dobbiamo pensare con molta più attenzione. Facciamo una riflessione. Allora, innanzitutto abbiamo scoperto che la scuola è necessaria. Ce ne siamo accorti quando è mancata. E la nostra Costituzione, la nostra bellissima Costituzione, delle cose che danno ancora oggi esattamente il senso di che cosa deve essere la scuola. L'articolo 33 e 34 dicono una cosa che, detta così, sembra scontata, ma non è scontata. Dicono: la scuola è aperta a tutti e la scienza è libera, l'insegnamento è libero. Beh, due cose così non sono poi così banali, perché l'idea che ci sia libertà di insegnamento, beh, ancora nel mondo questa cosa non c'è. In gran parte del mondo semplicemente si insegna quello che si è abilitati a insegnare. E dall'altra parte, la scuola aperta a tutti vuol dire a tutti, non uno di meno. Vuol dire che la scuola non può fare differenze. La scuola non può fare differenze di religione, non può fare differenze di sesso, genere, come si dice, non può fare differenza neanche di reddito. E anche questa non è una cosa banale, perché in molti posti del mondo la scuola è per sua definizione il luogo in cui si fanno le differenze. È il luogo in cui si fanno le differenze fra i ricchi e i poveri. È il luogo in cui si fanno le differenze, per molto tempo anche in Italia, fra i maschi e le femmine. È il luogo in cui si fanno le differenze sulla base della religione o sulla base anche etnica, oppure semplicemente sulla base di quelli che parlano una stessa lingua e quelli che non la parlano. La scuola è aperta a tutti. E è una scuola che deve rispondere ai bellissimi articoli 3 e 2 della nostra Costituzione. Uno dice: il 3. La Repubblica agisce per rimuovere ogni ostacolo che impedisce alla persona di realizzare la propria umanità e nel contempo impedisce a lui di partecipare alla vita della comunità. La scuola non è quindi soltanto un elemento importante per permettere ad ognuno di crescere come persona isolata, ma è quella che permette di crescere come cittadino di una comunità a cui si partecipa, è il modo di partecipare, la capacità di partecipare, è il segno della democrazia. E poi, sempre per riguardo alla scuola, c'è un altro bellissimo articolo che a me piace moltissimo, che è addirittura il 2. E quello che segue quel capitolo 1, che è un incipit fantastico, quando dice: la Repubblica è fondata sul lavoro, non è fondata né sui soldi, né sulla casta, né su quello che ha fatto mio nonno. No, 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 è fondata sul lavoro, cioè sulla capacità di ognuno di porre al servizio della comunità le proprie competenze, le proprie capacità, la propria dignità. E l'articolo 2 dice: la Repubblica riconosce i diritti inviolabili della persona. La Repubblica non dà i diritti vengono prima. I diritti inviolabili della persona che però devono essere sempre coniugati col dovere inderogabile della solidarietà. Sono questi i pilastri della nostra scuola. La nostra è una scuola aperta a tutti,
che come tale deve essere inclusiva di tutti, deve dare a tutti la possibilità di sviluppare la propria persona, ma deve dare anche a tutti i mezzi e gli strumenti per partecipare alla vita della Repubblica. Lo deve dare sulla base di due principi, il riconoscimento dei diritti dei singoli, ma il dovere di tutti alla solidarietà. Si interviene per permettere che anche quello più in difficoltà sia pari nel diritto di partecipare e di avere quindi un'educazione. Questo però ci dà anche l'idea di una scuola che non può essere un organo amministrativo della Repubblica. E allora questo pone un altro tema, che è il tema dell'autonomia delle scuole. Il problema dell'autonomia delle scuole è stato posto molto tardi, è stato posto soltanto alla fine del secolo scorso, nel 1997, con le leggi Bassanini, quando in mezzo ad una nuova visione dello Stato, basato sulle autonomie, vi era anche posto per l'autonomia della scuola. L'autonomia della scuola vuol dire che tutte le scuole fanno parte di un sistema nazionale di istruzione e formazione, ma i problemi che voi avete nelle scuole dell'infanzia sono diversi da quelli che avete nelle scuole alberghiere. Le scuole di montagna, le piccole scuole della montagna, sono diverse dalle scuole che stanno dentro al centro delle grandi aree metropolitane. Bisogna trattare situazioni diverse con uguale diritto, ma in modo che ognuno possa esprimere al meglio il proprio diritto. E allora l'augurio non è tornare a scuola, ma tornare in una scuola che abbia potuto pensare quanto è avvenuto e quindi tornare ad una scuola che abbia la capacità di raggiungere gli obiettivi dati dalla Costituzione. Allora bisogna lavorare sull'autonomia, perché in verità l'autonomia, così come è stata formulata nel 97, non è stata realizzata. Non è stata realizzata perché alla fine sempre fortissima è la tendenza di immaginare che tutte le scuole della Repubblica, stavo dicendo del Regno, no, della Repubblica, siano sostanzialmente delle scuole che debbano essere ordinate dall'alto e debbano essere governate con dei decreti, con delle ordinanze, con degli ordini. Mi scappava di dire dalla Repubblica perché la prima legge sulla scuola italiana è del 1859. Era appena finita la seconda guerra d'indipendenza, Cavour era stato mandato a casa, il re aveva chiamato Guerrazzi, insieme col generale La Marmora, per gestire semplicemente l'uscita dalla guerra. E allora loro due dette l'incarico di dare anche alcune regole alla situazione post-guerra. Loro in tre mesi fecero la legge di riforma dello Stato, la legge di riforma elettorale e la legge di riforma della scuola, che portava il nome di Casati. Casati ha dato la prima struttura alla nostra scuola e ha diviso le scuole di base, che dovevano andare ai comuni, con la possibilità però anche, se uno era ricco, di poter fare un'educazione a casa con il proprio maestro. Una educazione superiore in cui era nettamente divisa il liceo classico, la scuola di coloro che dovevano diventare dirigenti, le scuole tecniche per coloro che potevano in qualche modo invece fare forza lavoro, però un po' qualificata, e poi tutta la grande area della formazione, dell'istruzione professionale, no? Un terzo giro per coloro che potevano ambire a fare gli operai. Le scuole, diciamo, il liceo classico dipendeva dai comuni, le scuole tecniche dipendevano dalle province, che erano state introdotte in quel tempo, sempre con la riforma dello Stato, e la formazione professionale dalla bontà delle associazioni che se ne facevano carico. Questa è l'impostazione data alla nostra scuola, che rivede l'impostazione anche nel 1861 del Regno d'Italia. Su questa impalcatura
nel 1923 arrivò la grande riforma. E la riforma porta il nome di un grande filosofo che fu però il ministro del primo governo Mussolini, o di un governo Mussolini, non so neanche se fu il primo. Comunque, fu Giovanni Gentile. E la scuola di Gentile era una scuola in cui era molto chiaro che c'era un'impostazione del liceo classico nella scuola di tipo filosofico, in cui la classe dirigente impara a ragionare per astrazione e da lì poi derivava tutte le conseguenze, con una netta frattura rispetto a tutte le attività che invece erano manuali. Poi viene introdotto in seguito il liceo scientifico per coloro che proprio non facevano il classico, ma non erano neanche da tecnico, e questa è l'impostazione che è andata avanti. È andata avanti al punto tale che ancora oggi, 2020, la proprietà degli edifici delle scuole dell'obbligo e del liceo classico e dei comuni, del liceo scientifico e delle scuole tecniche e della provincia. Ancora oggi la formazione professionale è affidata a dei soggetti privati regolati dalla regione. E allora c'è anche questa idea di una ricomposizione del sistema nazionale. Un sistema nazionale che deve ritrovare la capacità di avere più responsabilità nelle singole scuole a livello locale, deve avere più capacità di trasferire gli uni con gli altri anche le buone pratiche, ma deve soprattutto affrontare una cosa che non è banale, perché il mondo non è sempre uguale. Non è che quello che insegnavi nel secolo scorso è uguale a quello che insegni oggi, perché tra il secolo scorso e questo secolo, fa un po' ridere parlare del Novecento come il secolo scorso, lo so, diciamo il secolo scorso, c'è stato un salto, c'è stata una discontinuità. Fino alla fine del Novecento l'economia andava, l'abbiamo visto tante volte, andava tutto sommato con un andamento, con delle crisi, delle riprese, però contenuto. Fra i paesi sviluppati e i paesi sottosviluppati c'era un andamento trascinato da quei pochi paesi che erano sviluppati, cioè un pezzo d'Europa, gli Stati Uniti, il Giappone. Alla fine del Novecento si è aperto il mercato mondiale, è cominciata la globalizzazione. E allora l'economia è esplosa, c'è stata una crescita enorme. Perché? Ma perché è entrata la Cina, perché è entrata l'India, la Corea. C'è stata un'esplosione di economia. L'economia è salita come non era mai salita prima. E poi c'è stata una crisi terribile, quella del 2007, quando ci siamo accorti che l'economia non poteva essere solo finanza. E poi c'è stata una ripresa, e poi adesso ci sarà, lo registriamo, stiamo registrando adesso un'altra caduta. Nel contempo è successa un'altra cosa, è cambiata la tecnologia. C'è stata quella che si chiama la rivoluzione digitale. L'evoluzione digitale vuol dire che una volta voi avevate un telefono per casa attaccato al muro, oppure su una specie di comodino in corridoio, e che invece poco alla volta è diventato il cambiamento più importante che c'è stato nella nostra vita. Il telefono si è liberato del filo, il telefono serviva una volta per fare delle telefonate, quella che si chiamava la tecnologia 2G, che è andata sostanzialmente fino dall'inizio del 2000 fino al 2011-12. Poi col telefonino si è cominciato a spedire delle fotografie, dei filmati, tutto tranne che la voce. E si chiama tecnologia 3G, perché il telefonino è stato attaccato a internet. E quindi voi siete diventati, voi col vostro telefonino in tasca, il riferimento di una rete mondiale che è sostanzialmente una rete che si scambia continuamente dati, e sono diventati i dati il riferimento fondamentale di quest'epoca. Questo salto è stato un salto fondamentale perché ha abituato molti nel mondo a ragionare in termini digitali.
Questa è stata la base anche di quella che si chiama la nuova rivoluzione industriale. La nuova rivoluzione industriale vuol dire semplicemente che voi siete in una situazione in cui non avete più una fabbrica lineare, in cui io faccio il mio lavoro, tu fai il tuo lavoro, quell'altro fa il suo lavoro, uno dopo l'altro. Noi siamo operai di una catena, oppure siamo impiegati di una banca, oppure siamo dipendenti di una pubblica amministrazione, oppure siamo professori universitari, ognuno dei quali ha il suo settore scientifico disciplinare. Guardatelo com'è grande il mio. Il Novecento è ancora l'epoca del fordismo, cioè di un'organizzazione del lavoro in cui si segmentano le competenze. Le competenze che devono essere insegnate a scuola sono segmentate, lineari e gerarchiche. Non adesso, no. Adesso le competenze sono diverse, il modo di ragionare dei ragazzi è diverso. I ragazzi che sono abituati, un ragazzo di 17-18 anni, sono 10 anni, 12 anni, che ha in mano un telefonino e che gioca tutti i giorni 2 ore al suo computer. Loro hanno una mentalità induttiva. Partono e poi risolvono un problema, e poi ne risolvono un altro, e poi ne risolvono un altro. E le competenze che sono oggi richieste sono gestire il gruppo, essere creativi insieme e avere una base scientifico-matematica vi permette di cambiare continuamente tecnologie senza paura. E allora la scuola non può essere quella di prima. Non può essere una scuola in cui uno dice: ho visto una bella scuola. Ah, che bella scuola! Sono entrato nel corridoio, tutte le porte erano chiuse e non volava una mosca. Quella è una scuola del Novecento. E la verità più forte di questa storia è che tutti i ragazzi che oggi vanno a scuola dai 0 ai 18 anni sono nati nel nuovo secolo, i loro insegnanti e i loro genitori nel secolo precedente. E in mezzo c'è stata una discontinuità, una fortissima, grandissima, unica discontinuità nel mondo e nelle tecnologie, e quindi anche nella comprensione del mondo, e anche nell'uso della tecnologia, e quindi anche nel modo di fare comunità. E allora noi abbiamo dei dati, abbiamo alcuni dati che ci danno le organizzazioni internazionali. Le organizzazioni internazionali ci danno alcuni dati che sono molto molto chiari. L'Italia è il paese che in questi 20 anni è cresciuto meno di tutti i paesi avanzati. In particolare quello che è cresciuto meno di tutti i paesi europei. Noi siamo entrati in questa crisi con 0,3 di crescita annua, vuol dire che se l'Emilia-Romagna cresceva all'1,5%, c'erano parti intere del paese che erano già in crisi. Il paese che ha gli insegnanti più anziani. Quasi il 30% degli insegnanti ha più di 50 anni, più della metà ha più di 43-44 anni. Sono stati tutti formati prima di questa tecnologia, al punto tale che sempre l'OCSE, che è l'organizzazione che fa questi confronti a livello internazionale, dice che noi su 79 paesi che noi abbiamo analizzato, noi avevamo il 76esimo per competenza digitale dei nostri insegnanti. Questi insegnanti si sono trovati tra la fine di aprile e inizio di marzo, esattamente dal 5 marzo in avanti, quando sono state chiuse le scuole, a dover diventare esperti di formazione a distanza. Sono stati bravissimi, perché non è vero che l'alternativa alla distanza fosse la presenza. L'alternativa alla distanza era l'assenza. Loro si sono inventati tutti i modi a loro disposizione per tenere il collegamento con gli studenti. E molti di loro l'hanno usato usando quello strumento che sapevano, cioè hanno usato in maniera analogica uno strumento digitale, cioè hanno usato semplicemente il loro modo di fare lezione in presenza con davanti un computer.
E hanno chiesto ai loro ragazzi di usare la stessa cosa. Beh, i loro ragazzi erano molto più avanti. La verità è che i nostri ragazzi sanno usare molto di più questi strumenti che non noi. Allora si crea una situazione molto interessante. Primo, una volta si andava a scuola per avere tante informazioni. Tante informazioni. Voi vi svegliavate la mattina e domandavate: Uzbekistan. Dov'è l'Uzbekistan? Vado a scuola e domando al maestro: dov'è l'Uzbekistan? E lui dice: ah, l'Uzbekistan, vicino alla Cina. Oppure ti rispondeva: l'Uzbekistan? Ah, io sono il professore di matematica, non sono mica quello di geografia. Domanda quello di geografia. Voi oggi vi svegliate la mattina e avete in mente la parola Uzbekistan. Cosa fate? Ditemi cosa fate. Lo dico io. Prendete il telefonino e guardate su Wikipedia cosa vuol dire Uzbekistan. Ma non fate il lavoro del prendere una mappa e progressivamente cercate l'Uzbekistan. Fate il contrario, scrivete Uzbekistan e progressivamente l'allargate. Questa è l'inversione. Quando una volta io vi dicevo: guarda, devo andare in un paese vicino a Bologna che si chiama Castenaso. Voi prendevate la mappa del nord Italia, cercavate Bologna e poi col dito progressivamente andavate giù, giù, giù a cercare Castenaso. Voi oggi col telefonino spingete Castenaso, avete tutto di Castenaso e da lì andate a costruire la strada per andare a Bologna, a Milano, nel resto del mondo. È stata invertita la modalità di comprensione. Allora, noi dobbiamo approfittare di questa chiusura, di questo anno che sarà un anno costituente, per tentare di fare uno sforzo straordinario, capire come possiamo mettere la nostra scuola al passo con i nostri ragazzi. Posto che noi non possiamo insegnare ai nostri ragazzi come si usa questa piattaforma, il telefonino, un videogame, loro lo sanno più di noi. Allora cosa possiamo insegnare noi, gente del secolo precedente? Cosa possiamo insegnare loro? Possiamo usare la nostra conoscenza. Io spero a volte anche la nostra sapienza per insegnare la capacità critica, l'idea che i ragazzi devono usare gli strumenti e non farsi usare dagli strumenti, l'idea che la capacità critica si applica nel momento in cui devi comprendere il mondo. La comprensione del mondo ha bisogno di tutti gli strumenti, ha bisogno dello strumento che ci viene dato oggi, cioè un'alluvione di dati, ma forse occorre anche probabilmente studiare le cose antiche. Se un ragazzo domanda dov'è l'Uzbekistan, forse vuole parlare di un viaggio avventuroso. E allora quale viaggio è stato più avventuroso di quello di Ulisse? Quale viaggio è stato il più avventuroso al punto tale che lui ha messo in gioco tutto, i suoi parenti, i suoi amici, la sua posizione di re? Quale viaggio è stato più avventuroso della sfida straordinaria che Ulisse ha fatto per voler andare al di là della conoscenza, cosa che ha fatto sì che Dante lo mettesse, lo ricordate, in quella posizione dentro all'inferno in cui lui aveva sfidato la possibilità delle umane conoscenze. Eppure questa idea di andare al di là della conoscenza deve essere quello che noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi. Guardate, in epoca in cui la scuola è stata sospesa, noi abbiamo un'opportunità straordinaria, che è quella di dimostrare ai nostri ragazzi quanto è necessaria una scuola che non sia più trasmissiva, che non sia più fatta con l'idea che non è una bella scuola, in cui tutti i ragazzi stanno in fila a un metro di distanza in silenzio, perché questa non è una bella scuola,
una scuola in cui tutti i ragazzi partecipano e fanno l'esperienza di una vita assieme, è quella in cui imparano a essere cittadini di questo paese, è quella in cui la scuola autonoma può fare dei patti educativi di comunità con cui insieme con le autorità locali, con il volontariato, con l'università e con le altre scuole, portano i ragazzi ad esplorare la comunità in cui vivono. Noi stiamo lavorando molto su questo. Stiamo lavorando come commissione degli esperti al Ministero dell'Istruzione. Noi non ci occupiamo di quante mascherine, di quanta distanza fra me e te. Noi ci occupiamo di un'altra cosa, come si possa riaprire una scuola che possa essere una scuola di questo secolo, non del secolo scorso. Una scuola per i ragazzi che sono nati in questo secolo e che hanno bisogno più che mai di recuperare quella capacità critica che li faccia vivere in questo secolo come cittadini e come persone. Per questo dobbiamo fare uno sforzo straordinario, dobbiamo mettere a loro disposizione tutta la sapienza degli antichi, perché non si ricomincia mai da capo, ma anche tutti gli strumenti possibili. Dobbiamo mettere a loro disposizione gli strumenti che loro usano. Questo computer, che però permette di viaggiare nel mondo, permette di avere una comunità che va da qui all'Australia. La musica, perché non c'è un alfabeto più internazionale della musica. L'arte, perché la creatività è un fiore che va coltivato. Lo sport, che non è competizione, ma è la capacità di conoscere il proprio corpo, è quella che chiamiamo la vita collettiva, la vita pubblica. Abbiamo chiamato questa attività computer, arte, musica, public life e sport, campus. Bisogna che noi apriamo la porta anche a queste iniziative, che sono quelle che fanno i nostri ragazzi fuori dalla porta, o cui diamo al massimo un'ora, quando va bene. Invece sono i linguaggi la cosa fondamentale. Nel momento in cui diventa così difficile capirsi, bisogna dare ai ragazzi più linguaggi possibili per vivere assieme. Assieme in un paese che vuole essere democratico. E allora l'educazione civica, l'educazione al vivere assieme, l'educazione alla civitas diventa l'altro elemento fondamentale da dare ai nostri ragazzi in tutte le età e in tutte le scuole. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio il nostro presidente Walter Tega, ringrazio l'Accademia per fare ancora una volta questo servizio a tutta la comunità. Grazie a tutti voi.